seguire questo difficile impegno di Rory Stecca alle prese con Steve Sims per il titolo di campione d'Europa dei pesi piuma, titolo lasciato vacante dal precedente detentore Pat Caldwell, che aspirava ad un combattimento mondiale contro il panamense Pedrosa, combattimento poi non approdato agli accordi definitivi. C'è grande entusiasmo qui a Sassari, al Palasport di Sassari, e naturalmente tutto il tifo è per Rory Stecca. Qualche minuto fa è stato ricordato Picciao, l'organizzatore sardo, che è venuto a mancare proprio ieri, ed è stato osservato un minuto di raccoglimento alla sua memoria. Ecco, vedete al centro del ring, c'è l'arbitro belga Desgain e il trio della giuria è completato dal francese Michel e dallo spagnolo Vasquez. Il medico federale, medico ufficiale, il professor Giovanni Luigi Figli invece ha questo Steve Sims, 24enne, un pugile che ha avuto un inizio tra i professionisti non troppo brillanti, ha conosciuto qualche sconfitta, ma è imbattuto da un anno e mezzo dall'ultima sconfitta contro John Fini, che abbiamo visto recentemente contro Mancini. È un pugile dotato di un colpo molto secco ed ha un grande temperamento, come del resto posseggono tutti i gallesi, gallesi di razza celtica e quindi particolarmente combattivi. Ecco, vedete che il gallese ha iniziato subito a sprombattuto. Abbiamo detto che il titolo è vacante, quindi non potrà esserci verdetto di parità. I giudici dovranno necessariamente trovare un margine, sia pure ridotto, per indicare il vincitore. Al peso Rory Stecca ha accusato 57-150 contro i 57-100 di Sims. Stecca, vale a dire, è rimasto proprio ai limiti della categoria, che è di 57-152. Ma andiamo a seguire le vicende di questo match, che vede nella fase iniziale un aggressivo Steve Sims. Dobbiamo dire che vediamo uno Stecca molto impegnato, soprattutto tutto teso a seguire i consigli che gli giungono dall'angolo di non strafare, di boxare sulla scioltezza, scelta di tempo, movimenti immediati sul tronco per evitare il diretto destro di Sims, colpo particolarmente insidioso. Ma Stecca, vediamo che utilizza la sua perfetta scelta di tempo, uscita dalle corde e anticipo. Bellissima combinazione di sinistro-destro, aggancio e montante, poi ancora il destro di Stecca, doppiato, cerca di alternare colpi anche alla figura Stecca nell'intento di far abbassare la guardia a Steve Sims, che nell'ultima parte di questo round iniziale ha subito la prevalenza stilistica del pugile italiano. Match delicato, difficile, ma di grande emozione ed anche di buoni contenuti tecnici. Ecco che Stecca ha ripreso a pedalare all'indietro. Si conclude questa prima ripresa, nella quale sicuramente i colpi più precisi sono stati di Stecca, specie nella parte centrale di questa ripresa. Abbiamo visto uno Stecca molto preciso, molto attento, in grado di anticipare l'avversario, batterlo sul tempo. Ecco, già possiamo arrivare a una prima conclusione. Ha messo in mostra la Stecca, vedremo quello che succederà ora in questo secondo round, con un Sims
che inizia subito a sprombattuto e con uno Stecca molto attento, molto concentrato, molto mobile. La box del Gallese, vedete, tutta è molto lineare, colpi diretti, sa, e tanti. Molto bravo Stecca, che con oscillazioni sul tronco si sottrae all'azione del Gallese, che vedete è molto teso, tutto teso ad attaccare, ed è uomo ricco di temperamento, suo pugilato piuttosto schematico, colpi diretti, sinistro-destro diretti, ma indubbiamente efficace. Stecca di tanto in tanto riesce a cogliere il tempo giusto, lo anticipa. Ecco, ancora arretrando molto bene Stecca, evita l'angolo. Stecca è stato anche un paio di volte in America, ha combattuto a Las Vegas e a Los Angeles sui ring ardenti americani, dove indubbiamente ha fatto esperienza. Ma vedete che Steve Sims dimostra doti di tenuta, di grande temperamento, e il suo destro è sempre molto minaccioso, pericoloso. Ancora anticipa Stecca, che poi va a vuoto con un paio di montanti. Doti di grande tenuta, di resistenza, dimostra Steve Sims, che è stato raggiunto da numerosi colpi precisi. Ma vedete, è sempre proteso all'attacco, ora ha chiuso all'angolo Stecca, che si difende molto bene, e poi giustamente ne esce con un immediato spostamento, ancora il sinistro doppiato alla figura, poi il destro, combinazioni precisissime. Ancora Stecca, che ora tocca e procura il primo sbandamento in Steve Sim, che è stato letteralmente surclassato sul piano stilistico in questa distrazione di sorta, perché questo Steve Sims è un pugile molto tenace, coriaceo, e che racchiude. Ecco, ora viene colto sul destro, è scivolato su un colpo di rimessa immediato di Stecca. Uno Stecca molto ben preparato, molto attento. Cinque colpi consecutivi che mettono in difficoltà Sims, ora costretto sulla difensiva. Sorprende ancora Stecca Steve Sims, che è incapace di reagire, avviluppato com'è da serie continue di colpi che lo raggiungono da tutte le parti. Il pubblico si infiamma per questa prestazione maiuscola del romagnolo, particolarmente brillante questa sera. Ancora vacilla Steve Sims. E dall'angolo di Stecca giunge l'ammonimento: non stancarti di ragionare, che è il segnale a non abbandonarsi alla bagarre, a combattere sempre lucidamente, freddamente, come sta facendo, scegliendo il tempo esatto per trovare brecce nella difesa di un Flint che, ricordiamo, è sempre particolarmente pericoloso
egli ha conquistato nel settembre scorso il titolo di campione britannico contro McKeown, mettendolo knockout al 12° tempo. Quindi deve lavorare di fino come sta facendo, sfruttare la sua varietà di temi, la sua capacità di portare colpi da tutte le direzioni e quindi fare breccia sistematicamente nelle resistenze di questo tenace Steve Sims. D'altra parte non bisogna neppure dimenticare che il match è stato ardente sin dal suono del primo gong, fatalmente il ritmo è destinato e sarà destinato anche a cadere. Ci saranno momenti in cui sarà necessario concedersi una pausa ed è per questa ragione che bisogna amministrare con molta saggezza energie e possibilità. Si conclude anche la terza ripresa, anche questa ripresa vinta dal nostro rappresentante, anche se non nettamente come era avvenuto nella seconda. Comunque Lori Stecca sta osservando con molta attenzione lo schema da seguire. Ecco, vedete come su attacco rientra Schivi per poi anticipare con una serie di colpi che scuotono visibilmente questo Steve Sims, un gallese tenace, resistente, orgoglioso, che pure è stato costretto a subire la netta supremazia. Ancora vediamo un'immagine di Lori Stecca che ora con uno spostamento sul tronco riesce ad evitare per ben due volte il sinistro di Steve Sims. Qui c'è con noi anche il medico federale Scarpa, che mi pare un po' ammirato dalla condizione di Stecca. Sì, è in ottima condizione, perfettamente anche l'inglese, però tecnicamente però mi pare che nettamente superiore. Comunque siamo tranquilli dal punto di vista sanitario. Ecco, vabbè, questa è una garanzia assoluta. Mentre vediamo la quarta ripresa all'inizio con Stecca che ancora manovra con molta spontaneità il suo sinistro, un colpo di sbarramento. E questo, ripetiamo, il quarto tempo del combattimento tra Lori Stecca e Steve Sims, gallese, valevole per il titolo europeo dei pesi piuma, titolo lasciato vacante da Pat Caldwell. Ancora vediamo il gallese tutto proteso ad attaccare alla ricerca dell'occasione opportuna per scaricare il suo destro, i suoi colpi. Vediamo uno Stecca che si difende molto bene, che controlla la situazione. Le prime tre riprese sono state combattute a ritmo forsennato, vedete che anche sulla difensiva Stecca è in grado di ammonire l'avversario a non scoprirsi troppo perché lo centra. Ma in questa quarta ripresa, come era facile prevedere, forse le gambe di Stecca non hanno quella prontezza, quel brio col quale riusciva ad uscire più facilmente nelle prime tre riprese, anche se vedete è molto mobile, specie sul tronco, e questo in qualche modo lo mette a riparo. Ecco, ora con un gancio sinistro ha messo in difficoltà, ha colto Sims che ha dato segni di cedimento, ma molto bene Lori Stecca, non si lascia trascinare dall'entusiasmo e segue sempre i consigli. Indubbiamente Steve Sims gli offre molte opportunità di colpirlo d'incontro, essendo nella sua natura portato ad avanzare sistematicamente, e come abbiamo visto Stecca lo surclassa sul piano stilistico e sulla scelta di tempo, arma questa fondamentale in un tipo di combattimento del genere. Vedete come anticipa sempre Stecca. Questo ostinato Steve Sims. In campo europeo dobbiamo dire che forse
in questa categoria dei piumi, dei piuma sono numerosi i pugili di buona caratura. Ancora una ripresa chiaramente a favore di Stecca, che le ha vinte tutte, ma abbondantemente la seconda di due punti. Eccolo ancora inquadrato con il maestro Ghelfi. Dicevamo, facciamo cenno che considerando la cadenza di questo match, ecco, vedete il momento in cui Stecca è riuscito a cogliere nuovamente sul tempo Sims. Dicevamo che si può anche prefigurare un leggero cedimento di ritmo, una caduta nella tenuta. Ecco, vedete un destro a vuoto di Sims a conclusione della quarta ripresa. Ecco l'arbitro Desgain che sollecita l'uscita dei secondi, già in piedi Steve Sims, e si comincia quinto tempo. Sempre molto concentrato Stecca. Ecco, ora viene sorpreso dalla destra Stecca, ma si ripaga prontamente. Dall'angolo gli giungono inviti a boxare sciolto, deve boxare con molta scioltezza e soprattutto non impegnarsi troppo in scampi. Ecco il destro per la seconda volta di Sims, va ad ammonire appunto Stecca a non concedersi assolutamente distrazioni, di essere sempre presente a se stesso. Toccare e uscire, è questa la tattica da adottare. Ora forza ancora Stecca, che riesce a trovare facilmente delle brecce nella guardia di Sims, e vedete che ora il romagnolo forlivese cerca di alternare anche i colpi alla figura nell'intento di far abbassare la guardia. Match sinora, dobbiamo dire, esemplare. Soltanto in questa quinta ripresa, dobbiamo dire, per ben due volte il destro di Sims ha raggiunto il bersaglio, ma ecco ancora una terza volta, ma nel computo dei colpi indubbiamente. Ora vediamo accanirsi Sims, che sta mettendo sulla bilancia tutte le sue risorse in questa quinta ripresa, incoraggiato forse dal fatto che per ben tre volte ha toccato con il destro l'avversario. Ecco, ora vediamo, Stecca appare un pochino affaticato, la sua azione è un pochino appannata rispetto alla fase iniziale, ma era una condizione facilmente prevedibile, e dobbiamo dire che in questa ripresa forse si è registrata un certo equilibrio, anche se forse nella somma, nel computo dei colpi, indubbiamente Stecca ancora una volta ha avuto la meglio, però tenuto conto dei tre destri precisi, tenuto conto anche di un certo rallentamento, possiamo anche concedere la parità proprio per generosità nei confronti di Sims. Ed ora vediamo che l'arbitro d'azione, mentre vediamo, ecco, c'è una, un momento, no, no. C'è molto entusiasmo all'angolo perché Desgain ha chiamato il professor Giovanni Luigi Scarpa per controllare la condizione dei Sims.
l'arbitro e Scarpa si prende la decisione di porre fine al match. In effetti era stato surclassato Steve Sims, che ha dimostrato grande coraggio, grande temperamento. Desgain, l'arbitro belga, ha dimostrato a sua volta grande senso di responsabilità chiamando il medico, e dobbiamo dire che il professor Luigi Giovanni Scarpa si è reso conto che il coraggioso Steve Sims poteva andare al di là delle sue possibilità. Era stato nettamente surclassato sul piano tecnico stilistico, soltanto in questa quinta ripresa si era registrato un piccolissimo rallentamento, ma ecco, c'è un rituale da assolvere. Boari, vicepresidente dell'EBU, vale a dire della Federazione Europea, consegna la cintura di campione d'Europa, è il più giovane campione d'Europa, 23 anni e 7 giorni, rispetto al precedente limite di Urbinati Piripicchio, che era stato campione d'Europa a 23 anni 8 mesi e 23 giorni, mentre Oliva è stato campione d'Europa a 23 anni 11 mesi e 8 giorni. Questo per la statistica. Diciamo che il nome di Loris Stecca va ad aggiungersi a quello di Quadrini, Bondavalli, Bonetti, Caprari, Serti, Galli, Cotena, Melluzzo, che avevano già conquistato il titolo di campione d'Europa dei pesi piuma. Una vittoria importantissima, perché soprattutto ha espresso un Loris Stecca superlativo. Dobbiamo dare atto a Gelfi, a Branchini, di averci fatto vedere un campioncino veramente di primissima qualità. Complimenti. Le è piaciuto? Moltissimo. Grazie. Il ragazzo è in fase di grande ascesa e io penso che probabilmente adesso le posso dire che posso fare il campionato del mondo, ma non so se lo faccio, perché il campionato del mondo l'ho fatto al momento opportuno e credo che col tempo noi possiamo anche vincerlo. Ecco, allora dobbiamo dire che il prossimo avversario potrebbe essere Diaggià, no, il francese. Potrebbe essere Diaggià o qualche altro. Ecco, lo spunto del campionato del mondo ci porta a ricordare che intanto, per quanto riguarda il pugilato, domenica appuntamento c'è un incontro alla Rocca Yunzhou a Sanremo. Ecco, ora c'è la proclamazione ufficiale di Loris Stecca, dicevamo di Sanremo.